Amici e amiche di Vivi Casalgiove, buonasera dalla caserma De Martino. Abbiamo l'onore e il piacere di avere i cabarettisti del premio De Regge ai nostri microfoni. Allora ragazzi, l'emozione che si prova a partecipare a questo premio? Ma l'emozione è sempre alta, nel senso è tanta l'emozione, perché io personalmente mi sa che è la quarta volta che partecipo al premio, è un premio davvero importante, quindi mi fa davvero piacere essere qui stasera e poter dare il mio contributo nel senso di performance. Senti, da qua l'età che hai iniziato a fare cabaret? 2 anni fa, ad una corrida del mio paese, ho partecipato con uno sketch avendo successo, così sto andando avanti sia con il teatro che cabaret. I vostri programmi futuri? Ma i programmi futuri, se prendo l'agendina, penso che sia abbastanza vuota, speriamo che dal premio della Gin poi possano uscire, no scherzo, abbiamo un po' di cose sia teatrali che cabarettistiche per quanto mi riguarda, penso anche i colleghi sono impegnati tanto, no? I colleghi non lavorano, chi lavora insomma in ufficio, chi fa altre cose, ma chiediamolo direttamente a loro, che ne dici? Sì. Ragazzi, per voi è la prima volta che partecipate a questo premio? Mi sposto, Cioè, mi pozzacate proprio a me, canfor. Capita. Vivi Casalgiove, ciao, ti chiami? Io sono Giacinto. Il famoso Giacinto di Vivi Casalgiove, seguiteci, perché è un programma questo dove si vede un po' di tutto, no? Sì, si vede un po' di tutto. Perfetto. Quando esce nei risultati delle partite oggi? Visto che siete poi. No, il premio come si chiama? Sì, premio De Regge. Facete pure, qua giù, sei anche Stefano De Clemente, c'è un po' della rappresentanza, insomma, di emergenti. Qua giù, sto parlando. Peggiore proprio. Di emergenti, sì, chi più chi meno, insomma, impegnati. Mamma, però giusto, già sono vicino a Giacinto. Siamo tutti scandali. Le ripiate Pandone e Fiorillo, però è più curto. Vivi Casalgiove, segui già l'Amrit, a pubblicità, insomma. Stavamo parlando del premio De Regge. Premio De Regge, siamo a che edizione? La quarta, la quinta? Non ricordo. Diciamo l'ottava. Addirittura l'ottava. Io penso, ci ho partecipato alla prima edizione, però in formazione diversa, è sempre un bel premio. La gente a Casalgiove, a Caserta, vuole ridere. Noi non ci riusciamo, secondo me, però no, ce la metteremo tutta. È una festa, non è una gara, non è una sfida, è la festa del divertimento, è la festa della risata. Ne approfitto, da ottobre sulla 7 il boss dei comici, non vi ho detto niente. I tuoi programmi futuri? Uomini e donne domani, e poi penso che devo fare anche amici, sempre con Maria. Amici e parente caro, però no, serate un po' in giro per il sud, sempre di cabaret. Cosa ti aspetti da questa serata? No, mi aspetto che il pubblico si diverta e riusciamo a trasmettere qualcosa di bello, soprattutto in questo periodo di crisi, le persone stanno sempre un po' tristi, un po' sempre abbattute, allora cerchiamo di portare un sorriso, perché il sorriso aiuta l'animo a vivere meglio. Ho fatto troppo filosofo, però. No, dai. Non so cosa ho detto, però ci ho parlato troppo bello. No, hai parlato benissimo. Mi sposto da voi, ragazzi. Allora, per te è la prima volta che partecipi al premio De Regge? Sì, sì, questa è la prima edizione che partecipa al premio De Regge. E niente, credo sia una bellissima esperienza, è un premio che va avanti già da molti anni. Ho avuto l'opportunità di farne parte, cioè, mi fa molto piacere, sono lieto di stare qui stasera. I tuoi programmi futuri e poi cosa ti aspetti da questa serata? Programmi futuri... No, uomini e donne ci fai, io non lo so, restare, andare avanti in questo settore, perché far ridere è difficile, però è bello allo stesso tempo. L'altra domanda qual era, Mario? I tuoi programmi futuri. È già legittimo. E poi cosa ti aspetti da questo premio? Ah, cosa mi aspetto da questo premio? No, da questo premio ci aspettavamo una cosa di sordo, che... Cioè che, non lo so, se si vince, penso, la statuetta che si vince dopo. Allora, tu cosa pensi di questo premio e di questa serata organizzata qui a Casalgiove? No, secondo me è un premio veramente bello, mi fa innanzitutto piacere incontrare tanti colleghi, ma vinca il migliore, però non è una gara, quindi siamo tra di noi, però comunque ci sta un premio in denaro, quindi dietro al palco ci scannamo per questi soldi, quindi... Puoi inquadrare un po' le mani? Di cosa parlavi? Allora si parlava di che cosa
diceva che siete tutti quanti amici e poi dietro al palco vi scannate per questo premio in denaro. Io perché ah no, ho detto mi fa piacere vedere tanti amici. Lui che fa uomini e donne, è un premio veramente che io parlo, è la seconda volta che partecipo, spero che non ci sta la terza volta perché a venire troppo lontano, quindi mi fa piacere. Programmi programmi futuro, messa via una macchina nuova perché la macchina mi va a tre e quindi voglio che tutto regolo. La televisione come si chiama, scusami? Vivi Casa Giove. Oh, ok, Vivi Casa Giove. Però vedendo un pubblico novantenne, secondo me ci ha ricevuto una partenata, che chi si culla sta male. No, marchiamo una poca precessione, che chi si... seguitemi. Allora, visto che noi marchiamo tutti... Innanzitutto un complimento a te che sei un bel uomo, lo voglio dire, perché nessuno ti ha fatto pubblicità, lo voglio fare io. E io ti ringrazio. Allora, visto che noi tutti quanti marchiamo a processione, facciamo un saluto simpatico ai lettori e alle elettrici di Vivi Casa Giove. Tutti quanti marchiamo, no, a processione, marchiamo una poca pesca, non è che... Allora, salutiamo i lettori e le elettrici ricordando che stasera c'è il premio De Reggi. Però una donna la potevi portare. Allora, salutiamo i lettori e allora, salutiamo i lettori. Cioè, se lo vedi per la copia di Gigi Buffoni. Ecco, salutiamo i lettori e le elettrici di Viva Casa Giove. Vivi. nel senso che andiamo di stasera, devi assistere prima al premio, quindi no, a parte gli scherzi, ciao a tutti, Vivi Casa Giove, e noi siamo i cabarettisti, dovremmo esserlo. Sì, no, lo spero. Lo speriamo, ci dobbiamo divertire tutti insieme. Viva i fratelli De Reggi. Scusa, allora, ringraziamento va al direttore Enzo Parone che ha organizzato la serata, ha organizzato tutto, un proprio compagno là che sta andando a perso, che sta andando a rete, quindi insomma. Ringrazio la Vivi Casa Giove a nome di tutti i miei colleghi, grandi artisti. Allora, io vi saluto tutti quanti e dalla caserma De Martino per Vivi Casa Giove è tutto.